Ciao a tutti ragazzi, qui per la Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora sulla carriera allenatore, sto continuando comunque a registrare episodi in quelle pochi lassi di tempo in cui ho la possibilità di accendere la PlayStation e giocare 2-3 partite. Allora, diciamo che la mia idea è quella di giocare appunto di fare partite di calcio giocato senza simulare assolutamente niente, ottobre, novembre, dicembre e poi fermarmi. Con gli episodi preregistrati a gennaio, cercare di caricare e spalmare tutti questi episodi che ho registrato durante tutto il mese di ottobre. Spero comunque di non arrivare addirittura a novembre. E poi ci andiamo a fare insieme il calciomercato di gennaio. Quindi, se mi consiglierete, diciamo, delle cose negli episodi precedenti a questo, purtroppo non le potrò fare perché li sto preregistrando. Ma a gennaio, diciamo, faremo una piccola sosta in cui cercherò di caricare più o meno quasi tutti i video e potreste anche scrivermi qui sotto nei commenti consigli per il calcio mercato. Però ora c'è solo da giocare le solite due partite, quindi non c'è, diciamo, il bisogno di particolari consigli da parte vostra. C'è solo una grandissima carriera da portare avanti con un Inter che nello scorso episodio è stato davvero straripante. Io vi consiglio assolutamente di vedere lo scorso episodio perché abbiamo vinto il derby di Milano 1-0 e abbiamo vinto contro il Napoli in casa loro 2-0, quindi due partite veramente una più emozionante dell'altra. Phil Foden, avete visto nello scorso episodio, è stato eletto il giocatore del mese della Serie A. Purtroppo qui non c'è ancora, cioè non c'è più, diciamo, però comunque gran giocatore, un grandissimo giovane. Vesino invece si chiede se rientra nei piani dell'Inter. Onestamente non tanto. Ora vado a fare una formazione, cerco comunque di lasciare un po' fuori Foden che veramente sta giocando tutte le partite. Rimettiamo dentro magari Candreva, metto Ciucci Mata al posto di Borcalera, voglio far girare un po' la squadra. Come esterno qua al posto di Musonda, non so chi potremmo metterci onestamente. Beh, magari ci lasciamo comunque Musonda, anzi no, ci mettiamo Zinchenko ragazzi, facciamo una specie di turnover. Ma sapete che vi dico, butto anche dentro Torres al posto di Icardi, ovviamente tutti questi giocatori poi ce li lasciamo in panchina. E direi che poi per il resto va bene così, sì, direi di sì. A centrocampo Jorginho e Brozovic vanno bene, magari vicino al posto di Gagliardini, magari gli faremo fare qualche minuto verso la fine della partita. Parecchio turnover per questo match, anche un po' insensato, però bisogna far girare la rosa. In campo abbiamo grandissimi giocatori, la difesa è tutta titolare, il centrocampo anche. Abbiamo comunque, diciamo, la parte offensiva tutta rinnovata, però speriamo di incidere come nelle scorse due partite. Questa è la classifica, l'Inter è a meno 3 dalla Juventus. Con 9 partite giocate. Per quanto riguarda i goleador, incredibilmente Charlie Musonda è il top scorer per ora, ovviamente, dell'Inter di questa stagione. Top scorer invece capocannoniere della Serie A attualmente è Dybala con 7 gol. Noi ragazzi ci vediamo in campo a San Siro per Inter-Sampdoria. Eccoci ragazzi, San Siro, Inter-Sampdoria. In campo le due squadre. Non so, sinceramente, la Sampdoria in che posizione sia in classifica. Qui ancora i telecronisti russi perché ancora non li ho cambiati. Ok, va benissimo, tanto comunque la telecronaca non la sente perché l'ho zittita. La Sampdoria sta andando molto bene, a meno 3 da noi, addirittura con una vittoria potrebbe raggiungerci 16 punti per loro in 9 partite. Non male, non male questa Samp che quindi viene qui a San Siro con la consapevolezza di poter fare una bella partita. Direi ragazzi però di skippare, andiamo al calcio giocato, ci sono parecchie riserve lì davanti, dobbiamo dimostrare di avere una squadra forte anche, diciamo, con le seconde linee e non solo degli 11 titolari fortissimi, poi delle riserve di Serie B. Quindi ragazzi, godetevi questa partita, lasciate magari un like e godetevi il match qui subito. Zinchenko, che la può passare a Marcos Alonso, ancora per Zinchenko. Marcos Alonso, palla per Jorginho. Jorginho dribbling sul fondo, palla per Torres 1-0 dopo 5 minuti. Ha segnato El Niño, magari El Niño una volta, però guardate, manda un bacio alla telecamera e segna 1-0 ragazzi, è incredibile. Come ad esempio un 85 come Icardi, 84-85 come Icardi, giovanissimo, fortissimo, sicuramente molto più in forma e molto più giovane, non riesca a incidere così enormemente. Poi arriva Torres che con il primo tiro in porta della partita, dopo 5 minuti il primo tiro lo mette in rete al volo. El Niño Torres, gli diamo fiducia, ci ripaga così col suo primo gol in Serie A con la maglia dell'Inter. 1-0, partiamo, non potevamo partire meglio, ragazzi. Gol dopo 5 minuti, El Niño che dimostra dunque ciò che volevo, ovvero quando Icardi magari a qualche momento un po' buio, considerate che non ha segnato né contro il Milan né contro il Napoli, ci pensa subito. Non ci credo. No, non ci credo. Non credo a quello che ho visto.
No, non ci voglio credere, ma chi è? No, ragazzi, si ferma il tempo con un gol del genere. Mamma mia, palo rete, molto fortunato. Chi ha segnato? Dziuba. Beh, stavo dicendo tutte parole positive, tutte chiacchiere positive su Torres e su quest'Inter, e invece tutto zittito da Dziuba, che fa 1-1. Incredibile, subito due gol nel giro di 3 minuti. Assurdo. E vediamo però di far vedere subito chi è che comanda davvero. Wanmata, sempre con la sua agilità da bradipo. Jorginho, molto bene, la palla per Zinchenko. Si è inserito bene Zinchenko, sinistro, e 2-1. Ma cos'è la festa del gol? In 5 minuti, 3 gol. Zinchenko, eccolo qua, grandissimo giovane ragazzi. Molto forte anche lui. Fortissimo ragazzi, fortissimo. Insieme a Foden, coppia di giovani del City, fantastico. Abbiamo fatto tanta spesa nel City e nel Chelsea, squadre che cacciano talenti davvero fortissimi. Ed ecco qua Zinchenko, sinistro, e palla in rete. Dava segnali positivi in questa partita subito. Si è visto, si muove molto bene, ha un bel piede, soprattutto ha un buon dribbling. 2-1 ragazzi, un'altra volta vantaggio dell'Inter. Beh, speriamo ora di non riprendere il 2-2, sarebbe ridicolo. Però devo dire, la squadra anche così sta girando abbastanza bene. Jorginho, non vorrei azzardare, ma mi sembra quasi migliore in campo, perché dovrebbe aver fatto due assist, se non mi sbaglio. Dovrebbe essere assist man di entrambi i gol, il che è veramente assurdo. Però se dobbiamo prendere il 2-2 subito, veramente ditemelo, così smette di giocare. Ok, la riusciamo a chiudere. Sì, Jorginho ragazzi a centrocampo è fondamentale per la nostra squadra, perché sa tenere bene palla, la distribuisce con grande maestria. Non è magari molto forte in fase di copertura, cioè in difesa poi non è che ti fa tutte queste coperture fantastiche, però comunque in fase offensiva è molto molto incisivo. Si vede che questa Sampdoria sa giocare a calcio, ovviamente, e lo sa giocare anche molto bene. Però l'Inter si nota che comunque ha un livello superiore. Brozovic, la palla per Torres, El Niño, El Niño, El Niño, El Niño, sbaglia tutto. Poteva addirittura provare un pallonetto lì, però non me la sono sentita. Se ci fosse stato Simone l'avrebbe fatto subito. Io invece pensavo di poter fare un tiro più semplice, magari andando sul sicuro. Nulla da fare. Samp che ha un buon controllo palla, la perde difficilmente la palla. Riescono a tenerla lungo tutta la nostra, diciamo, la nostra tre quarti, e la cosa non mi spaventa poco. Riusciamo però sempre a recuperarla. Giocano davvero con tanta cattiveria agonistica. Sentono molto la partita. Attenzione ancora a Torreira, palla larga, ragazzi. Giocano troppo bene, ragazzi. No, non è calcio di rigore, ok. Mamma mia, infarti, infarti. C'è zero tagli perché sta succedendo di tutto in questa partita. Ripartiamo con Torres. Palla per Wanmata. Bravo Wan, finalmente Wanmata. Dai, prova a incidere un po'. Dai, ti ho pagato un sacco, mamma mia. Sei proprio scarso, ragazzi. Cioè, a me non piace proprio. Ovviamente scarso in game, almeno per i miei parametri. Brozovic, Epic Brozo. Questo è fallo, ragazzi. Questo era fallo. Nulla da fare. Marcos Alonso di fisico. Fa spallate. Poi la passa a Kimmich. Kimmich, Kimmich dentro per Torres, vedete, doppietta. Grandissimo El Niño. Esulta El Niño Torres, 3-1. Doppietta col numero 99 per El Niño, Fernando Torres. Festeggia l'Inter, festeggia San Siro. Ecco qua ragazzi. Grande azione Kimmich, qui è riuscito a tenerla. Grande terzino, poi la mette dentro Torres, tira. A botta secca, non la stoppa neanche, e batte il portiere. Doppietta per Fernando Torres, due gol in Serie A. Bisogna dare più fiducia a questo ragazzo. Ora magari vado a fare un po' di cambi per far girare la squadra. Ok ragazzi, triplice cambio come al solito. Entro Foden, Vecino, che mi aveva chiesto di giocare, comunque era scontento, e Skriniar. Fuori Cahill, Jorginho e Zinchenko. Musonda avrei voluto metterlo, però preferisco far giocare 90 minuti completi sia a Mata sia a Candreva. E Icardi comunque lo lasciamo riposare. Ora Torres ha fatto una doppietta, potrebbe addirittura fare tripletta se ci impegniamo, quindi voglio dare fiducia al Niño. Ora vediamo comunque di chiudere bene. Se riusciamo a ripartire, loro saranno spinti tutti in avanti. Palla che arriva a Wanmata, purtroppo nulla di concreto, per ora la recuperiamo ancora. I cambi non sono stati ancora effettuati. Vorrei ricordarlo, Zinchenko, Zinchenko, grandissima ripartenza del giocatore ucraino. Allarga per Candreva in un modo delizioso. Candreva, Candreva dentro per Torres. Torres si gira e mette una tripletta assurda. El Niño.
Mamma mia, ragazzi! Cioè, ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Tripletta di Torres, così. Riceve palla a spalle alla porta. Marcato, si libera, tiro da angolazione incredibile. Vabbè, il portiere avrebbe potuto fare di più sicuramente, però destro, ragazzi, micidiale. Potente, molto potente. Tripletta di Torres. Parte titolare per la prima volta, mi sembra, in assoluto, con la maglia dell'Inter, tripletta. Certo che il 5-1 sarebbe ancora più bello, ma ci accontentiamo così. La difesa purtroppo un gol l'ha subito, però quel tiro era praticamente imparabile. Ma ciò che è più importante è questa scena qua, che un giocatore come Nino Torres, che praticamente sta per finire la sua carriera a 33 anni, gioca titolare per la prima volta con la maglia dell'Inter e fa 3 gol, uno più bello e più importante dell'altro. Questo dovrebbe essere Dzyuba, immagino, un giocatore che ha fatto gol per la Sampdoria, ma tutti i riflettori puntati su El Niño Torres col numero 99, e questo mette in seria discussione il posto da titolare di Icardi, che per carità è l'attaccante più forte della nostra squadra, però con un Niño Torres del genere, che ha fatto tripletta così con una facilità disarmante, diventa davvero difficile scegliere un titolare fisso. Io penso che per la prossima confermerò ancora Torres, oppure no, oppure non penso che ce la faccia recuperare in tempo. Comunque ha vinto anche la Juventus, quindi 25, 22, 21, diciamo Sassuolo, Napoli, Roma, Atalanta tengono il passo dell'Inter. È la Juve che è leggermente staccata, dobbiamo però cercare di assottigliare questo distacco che si è creato. E non stiamo seguendo i piani. Perché non stiamo seguendo i piani? Perché dobbiamo ridurre gli stipendi. Ma come li riduco? Vabbè, citofono dei vicini. Come li riduco se dobbiamo comprare i giocatori forti per vincere lo scudetto? O perlomeno per qualificarci alla Champions. Tra l'altro, il Napoli ha giocato una partita in più e ha vinto. Anche il Sassuolo ha giocato una partita in più. Se vinciamo, andiamo a 25, ragazzi, diventa quasi uno scontro a 3. Juve, Napoli e Inter. Come formazione titolare, io direi comunque di tenere la difesa e il centrocampo invariati, perché mi soddisfano al 100%, però qui in attacco mi sa che c'è da fare qualche cambio. Io Torres non so perché, mi sento di riconfermarlo. Ha giocato bene, però rimetto dentro Foden, Musonda e Borja Valero come i tre titolarissimi là. Per il resto, allora ci teniamo la panchina così, perché ho bisogno di giocatori comunque rapidi. E mi dispiace comunque escludere dalla panchina Cancelo, Llorente, Gagliardini, soprattutto Cancelo, che è veramente fortissimo, ma quando abbiamo Kimmich terzino destro, ragazzi, che ha una resistenza imbarazzante, 87 di resistenza, praticamente le gioca tutte senza difficoltà, non riesco a mettere Cancelo. Poi vi ho detto, non ci sono coppe europee, quindi si gioca praticamente quasi sempre una volta alla settimana, la squadra riesce a recuperare, quindi cerco di far girare la squadra il più possibile, ma spesso non ci riesco. Comunque, ragazzi, ci vediamo in campo per la seconda partita. Ospiti dell'Hellas Verona, per Hellas Verona Inter. Jorginho, palla per Musonda, 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 dentro per Torres, 1-0 Inter, sempre lui, sempre lui. Incredibile, ragazzi, davvero mi dispiace per Icardi, però ragazzi, con questo Torres non c'è nulla da fare. Jorginho esulta al massimo. Tutto che parte ovviamente dai piedi di Jorginho, che ha davvero nelle sue mani, nei suoi piedi, anzi, il cervello del centrocampo di quest'Inter. Poi Musonda, ragazzi, ha grande rapidità, è un giovane devastante Torres. Lì da attaccante vero, quale è, la deve mettere dentro e lo fa. 4 gol in due partite, ragazzi. Sta scalando la classifica a capocannonieri praticamente in due partite. È ridicola la forza di questo giocatore. Sono tra l'altro entusiasta, perché è stato pagato praticamente niente. Riparte ancora Charlie Musonda, ragazzi, devastante questo giovane Charlie Musonda. Charlie Musonda vuole la salita di Foden. Foden, Foden, Foden col destro, palla fuori. Peccato, peccato, però sale molto bene. È veramente un'intesa incredibile quella che si sta formando tra i nostri giocatori. Mi diverto tantissimo a giocare queste partite, spero che vi stiate divertendo anche voi a vedere. Comunque un bel calcio, la difficoltà, ripeto, è campione, però se vediamo che veramente diventa un'intesa così alta che si vincono tutte le partite, potremmo anche alzarla a leggenda. Per ora però direi che campione va bene. El Niño Torres scaraventato via, vabbè, comunque è forte, però non è che ora abbiamo Ronaldo prima punta. Comunque è Torres, giocatore grandissimo, però 33 anni.
Anche lui probabilmente è una meteora momentanea, potrebbe anche riaddormentarsi, come potrebbe farci 30 gol in stagione. Il tutto sta nel decidere appunto come girare i giocatori della rosa. Attualmente ovviamente io direi di far giocare chi sta meglio fisicamente, ovvero Icardi sta bene fisicamente ma non mi dà la prestazione che mi dà Torres attualmente, quindi facciamo giocare Torres. Qui fit Foden, ragazzi, Foden, 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 mamma mia, fortissimo. Fondo! E palla poi bloccata dal portiere. Imbarazzante quanto sia forte Foden in un contropiede. Qui Borja Valero. La tiene. Smista per Musonda. Che talento Musonda. Che talento Musonda. Poi la perde purtroppo. Foden vuole la salita di Kimmich. Non la trova, ragazzi. Non la trova. Dai, Phil, però. Non puoi farmi questi errori. È una parte della gara troppo importante per fare errori del genere. Perché Lella sa il coraggio, Lella sa il coraggio, il 90esimo! Oh, palla fuori! Ho perso un polmone perché mi sono sentito malissimo. Palla in avanti, dobbiamo perdere tempo, Foden! Vai, vai ragazzo, vai ragazzo! È la tua opportunità! E vabbè, è morto in campo, finisce la partita solo 1-0, però la superiorità si è vista. Si è vista di gran lunga, quindi. Comunque sono felice della partita giocata, qui addirittura bacino sulla guancia per i due allenatori, tra l'altro sosia. Possiamo esultare per una vittoria che ci rende orgogliosi di allenare un gruppo fantastico, un gruppo capitanato al momento da questo signore qua che ci ha sbagliato un gol assurdo, poteva comunque fare un'altra doppietta, fare doppietta più tripletta 5 gol, purtroppo solo una rete per lui al quindicesimo. Inter che gioca un bel calcio, Torres che gioca un bel calcio. Però in generale c'è l'idea che quest'Inter stia creando un progetto come volevo io, ovvero un progetto di rinascita basato su giocatori anziani ma di esperienza, su giocatori già pronti e su altri giocatori invece che devono esplodere proprio con la nostra squadra. Andiamo a fare ovviamente gli allenamenti sperando di vedere qualche crescita di overall. Giocatore del mese invece di ottobre è Jorginho e sono d'accordo ragazzi, sono d'accordo perché ha fatto una gran partita anche lui. Sempre al top, Jorge Luis Freio Jorginho. Ha fatto una partita, quella scorsa, davvero assurda. Gioca bene al centrocampo, dà sicurezza alla squadra. Quindi, per 2 mesi di fila, giocatore del mese e dell'Inter. Mi fa molto piacere, anche se comunque sembra strano che Dybala abbia fatto 8 gol, Insigne abbia fatti 7 e votano Jorginho. In ogni caso, Musonda 5 gol e Torres 4 gol, quindi alla fine Torres con 2 partite si è portato dentro la classifica dei capocannonieri, che andrei a osservare più da vicino perché ci dovrebbe essere qualcun altro nell'Inter, almeno voglio sperare. C'è sempre Icardi comunque a 4, quindi Icardi e Torres stessi gol segnati. Per quanto riguarda gli assist, man, ed ecco qua il motivo per cui è stato votato, diciamo, giocatore del mese. 4 assist, che non sono pochi ragazzi, 4 assist insieme a Calhanoglu. C'è anche Borja Valero a 2, dunque molto bene, poi nient'altro. Le reti inviolate le vince Buffon con 8, c'è Andanovic con 5, non male. Cartelli gialli, cartelli rossi, vabbè, noi non ci interessa, non facciamo quasi mai fallo. E ragazzi, direi che comunque per questo video è tutto. Abbiamo visto tanto bel calcio. Andiamo a leggere anche le email, giusto per completare, diciamo, appieno questo episodio. Ho letto infortunio di allenamento, sto già per incazzarmi. Vabbè, guammata, 7 giorni poi, quindi, ok? Allora, sempre i nostri giovani. Abbiamo sempre questo terzino destro, 44, ragazzi, lo rimuoviamo. Lo rimuoviamo perché, vabbè, 16 anni, però, non lo so, no, è da cedere perché non mi dice niente. Lui ha 15 anni, quindi ancora, se viene fatto giocare un po' di più, però comunque non posso portarlo in prima squadra e allenarlo. Questo Diego Menendez, invece, ragazzi, mi stupisce molto. Unico difetto, come vi avevo detto negli scorsi video, è questa altezza di 1,80 m, però ce lo lasciamo Verona nella primavera e andiamo a vedere i 3 aggiornamenti per i giovani. Ok ragazzi, sono andato a vedere un po' di altri giovani osservati ed è uscita tanta bella roba. Sempre dalla cantera, diciamo dalla cantera tra virgolette, tra i giovani spagnoli è stato reclutato Alex Garcia, che mi colpisce perché è sempre mancino come Menendez. Ha però, no, ha la stessa età, 17 anni, di overall è minore, ha 2, no, ha 3 in meno di overall, però ragazzi, ha il potenziale 94, uguale tra l'altro a quello di Garcia, però uguale a quello di Menendez, però diciamo, ha il potenziale minore, un po' più alto.
C'è poi Carazo 65-89, spagnolo sempre. In Spagna si trovano talenti assurdi, ragazzi. 52 overall, quindi ancora deve crescere. E poi c'è questo 54 molto interessante, italiano, 16 anni, 1,94 m, ragazzi, un gigante. Che corre anche, ragazzi, molto aggressivo anche. Incredibile, corre tanto, ha tanta forza. E Giuseppe Santoro si chiama. E ancora, no, ha 16 anni, ha 16 anni, vabbè. Magari possiamo pensare di promuoverlo, però per ora li teniamo qua nella squadra della primavera, poi dopo vedremo cosa fare. Allora, nei prossimi episodi invece di novembre giocheremo Torino e Atalanta, ci avvicineremo poi a dicembre in cui ci saranno comunque parecchie partite, tra cui il match scudetto, potremmo dirlo, sì ragazzi, match scudetto, comunque match al vertice con la Juve. Si inizieranno a capire tante cose, si inizierà a capire dove quest'Inter che gioca queste partite straordinarie può arrivare. Io però vi dico che per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e commentate in tanti. E noi ci vediamo in un prossimo video, bella!